Buongiorno a tutti. Oggi vedremo insieme una routine di allenamento per la parte superiore del corpo effettuato con una loop band, questa qui. Ha il diametro di 1 metro e quindi è lunga circa 2 metri. E questo allenamento che vi farò vedere è composto da 4 mini routine intervallate fra ogni routine da 3 minuti di lavoro aerobico che noi possiamo fare con una cyclette oppure una corsa saltata sul posto a scelta. Se abbiamo a disposizione la cyclette oppure se non abbiamo a disposizione niente, facciamo una semplice corsa saltata sul posto. Andiamo a vedere subito queste 4 mini routine. Quindi, allora, dopo aver fatto i nostri 3 minuti di cyclette, andiamo subito ad iniziare con i dorsali. Ci appoggiamo, come vedete ho messo la corda sopra di una porta, ci mettiamo seduti con la schiena appoggiata sulla porta, impugniamo la corda e iniziamo a fare il lat machine. Questa qui, più la impugniamo in alto, più la tensione sarà maggiore. Facciamo 12 ripetizioni. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Manteniamo bene la contrazione in basso. Poi, fatte le lat machine, andiamo a fare il pole basso, mettiamo la corda sotto i piedi, schiena dritta, scapole chiuse dietro e tiriamo la corda verso il fianco, sempre 12 ripetizioni, petto in fuori, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, stop, contrazione finale, 2 secondi, cambiamo esercizio. Quando passiamo da un esercizio all'altro, tutto in super serie, senza riposo, ora passiamo al rematore, un braccio alla volta, mettiamo la corda sotto il piede, più impugniamo la corda in basso e più la tensione sarà maggiore, una gamba avanti e una dietro e tiriamo verso il fianco. Ovviamente se vogliamo una tensione maggiore facciamo passare la corda doppia sotto il piede, doppia corda più tensione, doppio peso, quindi come sentite il carico sarà molto elevato, sempre 12 con una gamba e 12 con l'altra gamba, quindi gamba avanti, gamba sinistra avanti e lavoriamo la mano sinistra, appoggiamo, teniamo l'altra mano sul fianco e tiriamo verso il fianco, petto in fuori, quindi facciamo 12 ripetizioni di lat machine, 12 pulle basso, 12 per braccio di rematore, 30 secondi di riposo e ripetiamo tutto per 4 giri. Adesso altri 3 minuti di lavoro aerobico e seconda mini routine, spalle. Iniziamo con il military press, piedi sotto, sopra l'elastico, giriamo e spingiamo in alto. 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alzate laterali, lasciamo sempre i piedi sopra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e alzate a 90 gradi, accorciamo leggermente la tensione della corda, quindi ci mettiamo così e così,
incrociamo le mani in questo modo e facciamo le alzate laterali. Due, se così risulta un po' troppo pesante, lo facciamo leggermente meno in tensione e vai. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, stop. Sempre 4 giri, tutte 12 ripetizioni. Passiamo quindi ora ai pettorali, facciamo passare la loop band dietro la schiena, in questo modo, iniziamo con le croci in piedi, come se facessimo le aperture su panca piana, quindi scapoli chiuse dietro, petto fuori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, stop. Alla 12ª ripetizione sempre la contrazione finale. Da questa posizione, senza togliere la loop band, facciamo i piramidi a terra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, stop. E andiamo a fare le spinte un braccio alla volta. Mettiamo la loop band fissa, messa sulla maniglia della finestra, gamba destra avanti e spingiamo in avanti. 1, 2, contrazione. Anche qui, ovviamente, 12 con un braccio e 12 con l'altro braccio. Ci fermiamo 30 secondi e ripetiamo il giro per 4 volte, semplicissimo. Ultima mini routine, braccia, bicipiti e tricipiti. Iniziamo con il curl in piedi, quindi piedi sempre sopra l'elastico. Simuliamo il movimento del bilanciere, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, stop. French press in piedi, in super serie. L'elastico sempre sotto i piedi, però lo facciamo passare dietro in questo modo. Impugniamo l'elastico così, gomiti più stretti possibili e spingiamo in alto, in questo modo, giù e spingiamo. Se volete aumentare la tensione, in questo caso lo fate un braccio alla volta, quindi così. 12 con un braccio e 12 con l'altro braccio. Finita questa super serie, 4-4 senza riposo, facciamo subito un'altra super serie sempre per i bicipiti. Il curl lo facciamo da sdraiati, mettiamo i piedi come quando facciamo il pulle basso, però impugniamo l'elastico così e chiudiamo, allunghi e chiudi. Rispetto al curl che abbiamo fatto in piedi, la chiusura delle mani va a finire più sulla fronte, quindi alzando leggermente il gomito quando chiudiamo, per aumentare la tensione sul picco del bicipite. Sempre 12. Poi ci alziamo in piedi e facciamo i tricipiti push down. Mettiamo la corda doppia dietro il collo, impugniamo in questo modo e spingiamo in basso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, stop. Ok, la nostra, finito questo circuito anche per le braccia, facciamo i soliti 3 minuti di lavoro aerobico finale, che possiamo scegliere come abbiamo fatto prima con la bicicletta o con la corsa saltata sul posto. E la routine è finita qui per oggi. Noi ci sentiamo presto per il prossimo video di allenamento. Ciao ragazzi!